Amici della FIP, appassionati delle discipline di forza, benvenuti a questa nuova puntata di FIP Power Mag. Speciale campionati europei da Sofia. La seconda giornata di ieri ha visto in pedana nella categoria fino a 55 kg, la nostra Selina Ludovica Delia, che ci ha regalato un bello spettacolo ed è qui proprio con noi a raccontarci un pochettino le sue sensazioni insieme al nostro tecnico Pietro Rocca. Ciao ragazzi, grazie della disponibilità. Buongiorno a, tutti. Buongiorno a tutti. Allora Selin, ieri eh, fortunatamente per noi ci hai regalato davvero una, una bellissima gara, bellissime eh, soddisfazioni e sensazioni. Per cui volevo prima di tutto chiederti a te come è stato questo approccio a un campionato europeo assoluto. Ricordiamo, tu sei giovanissima, juniores. Eh, per cui, prima di tutto le tue sensazioni, come hai vissuto questa esperienza eh, allora, ieri sono stata ho, cioè, ho un po' subito, insomma, ho abbastanza tanta ansia. Infatti, all'inizio della gara ho fatto un po' un mezzo di disastro, poi, fortunatamente, mi sono un po' ripresa, e siamo riusciti a tirare fuori qualcosina, qualcosina giusto. <ride> <ride> <Mi> sono... <ride> Pietro, come l'hai vissuta, te la, la gara di Selin di da, da Bordo pedana? Guarda, Claudio la, la, la gara non era una gara semplice perché comunque in ogni caso erano nel, nello strappo erano tutte lì cioè molte erano lì. E giusto, tre, tre atleti erano, erano un po' distanti, ma, ma in molte si giocavano il, il podio. Quindi, bisognava sbagliare meno. E bisognava poi cercare di arrivare a, a piazzare l'alzata l'alzata vincente in termini di podio eh, sì ehm, è un campionato europeo selina eh, anche se già comunque l'esperienza sulle pedali internazionali ce l'ha avuta anche a livello mondiale eh, il campionato europeo senior è sempre un campionato che ti, ti mette ti potrebbe metterti un pochettino di ansia quindi sì, la prima prova di strappo, un pochettino così, lasciata andare, un po' così, eh, però poi la, la progressione, l'attenzione fino a, ad essere lì a giocarsi il podio fino, fino all'ultimo c'è stata, eh, quindi sì, eh, un pochettino di tensione, sì, un, un applauso a lei, perché comunque in ogni caso alla fine quello che doveva fare l'ha fatto, insomma. Ecco, un'altra volta è successo chi nello slancio riesce ad essere particolarmente competitivo, poi riesce a prenderne un vantaggio, perché sia Selin che l'armena che ha vinto sono rimaste fuori dal podio nello strappo, e poi invece nello slancio recuperano e vanno a prendere le prime due posizioni, mentre l'atleta norvegese che aveva vinto lo strappo alla fine ha chiuso in terza posizione. Quindi ancora una volta lo slancio può fare davvero la differenza. <ride> sì, sì, eh, eh, lo slancio è, è un esercizio che al, nel passato si diceva: le gare si vincono di slancio. Eh, non è propriamente così, mh, se lo, diciamo, la forbice fra i due esercizi è, è equilibrata. Certamente, un atleta che ha la capacità di sviluppare l'esercizio dello slancio eh, in maniera più, più proficua, diciamo in termini di, di, di risultato, ha una, una possibilità in più eh, semplicemente perché l'esercizio lo fai dopo lo strappo, quindi hai già un quadro ben, 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 ben chiaro di come si sta sviluppando la gara e poi perché è, è, lo slancio, lo slancio, se sei forte, hai delle, delle caratteristiche e riesci a. Ad aprire questa forbice, diciamo, hai delle cartucce in più. Chiaro, diciamo, essendo l'esercizio diviso in due movimenti, la percentuale di chi è decisamente superiore. Per cui, diciamo, chi è particolarmente forte nello slancio, un piccolo vantaggio ce l'ha. Però andiamo a vedere, a rivedere quelle che sono state le tue alzate, partendo dalla prima prova di strappo, dove effettivamente hai dimostrato forse quella tensione che stavi parlando in, in precedenza. Selin? Eh, eh sì, diciamo che neanche io sapevo cosa stavo facendo, ho fatto un, un disastro, non era niente di quello che faccio in palestra. Intanto, eh, devo, eh, anche per gli amici che sono a casa, eh, i filmati ho dovuto tagliarli perché come al solito Selin ci fai diventare matti tra il tempo in cui arrivi in pedana e il tempo in cui inizi ad effettuare l'alzata, ci fai davvero soffrire a noi immagino che Pietro a bordo pedana diventa matti a chiamarti tutte volte il tempo il tempo il tempo, il tempo. Il, devi, devi vedere Sebastiano no? come, come, come che è lì che, che cerca di, 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 di darle l'input che poi effettivamente lei non è che lo faccia apposta questo è, è come se fosse un approccio al bilanciere un po' lungo rispetto a quello che che dovrebbe i riti preparatori che ovviamente sono personali, ogni atleta ha il suo rito preparatorio prima dell'alzata. Se avuto un altro però. Sì, sì, sì. Comunque sì, questa è un'alzata che lei, possiamo dire così butta via. Eh... Non, è, non, è, non sono chili che per lei sono critici, eh, sono, questi sono chili che lei in allenamento fa, fa doppi in mezza eh, però un pochettino qui la buttata via si sì, è alzata, eh, però eh, ti ripeto, la bravura è quella di riuscire poi ad uscire, ritornare al riscaldamento, risettarsi e poi andare a fare quello che serve in seconda. Ecco, quindi... questi erano gli 83 kg, poi la scelta il solito discorso per poter avere un pochettino più di tempo per recuperare, sale in pedana con gli 84. Ma volevo chiederti, Pietro cos'è successo? Spiegaci un pochettino perché vedete un po' di più agitazione sul passaggi quindi chiamare un atleta o un'altra in pedana. Perché tieni presente che c'è un, un, il regolamento prevede che ci sia uno, un, un ordine di chiamata in relazione a quello che l'atleta fa. Uh, nelle alzate uh, ne, nei, nei tentativi di, di alzata in pedana, nel lot number si chiama che è un numero che viene assegnato in maniera random quando gli atleti si vanno a pesare e, e poi in relazione diciamo in relazione a questo a, 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 a queste regole definite dal, dall'IVF in questo caso la, non doveva andare in, in, in pedana l'atleta eh, norvegese, mi sembra, eh, adesso non lo sto ricordando, ma dovevamo andare noi. E eh, quindi l'atleta norvegese si è fermata, è tornata indietro, ma il tempo ha continuato a scorrere, non è ricominciato da, da, da un minuto. E conoscendo Selin conoscendo il suo tempo esatto. da al bilanciere, eh, diventa critico. Era questo è stato questo il, diciamo, il problema. Poi ci siamo chiariti con gli arbitri hanno, e col time, col, col time control, cioè chi controlla il, il tempo, perché non, è, non fa parte della giuria, non fa parte della terna di, di arbitrare che sta di fronte alla pedanza. Ho articolato il nostro sistema di arbitraggio, però stiamo alla fine è bene. Alzata questa con gli 84 kg e pulita, diciamo senza particolari problemi, fronzoli no? sì no, eh, l'alzata eh, ma questo ti dimostra il fatto che l'alzata precedente era un pochettino mm, è, stata, è stata persa per un, un po' di, di, di fretta diciamo ecco perché poi la velocità di esecuzione il, la tecnica il, il ritmo il tempo poi Selina è una ragazza che ha una gamba fortissima è, è strutturata bene quindi lo vedi da questa alzata che non, è, non sono pesi critici per lei. No, allora, infatti le è bastato solamente accentuare un pochettino di più la, 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 la parte finale della tirata e il bilanciere Lì, è andato. Senza... Sì, le, le è bastato un attimino di più rimanere con il piede a terra in seconda e, <ride> <ride> e, e poi tutto quello che dice è una conseguenza. Cioè, quello che hai detto tu, Claudio, è una conseguenza di quello che avviene prima e, e i pesi poi vengono. In terza prova vai a chiedere questi 86 kg. Ricordiamo che Selin eh, ai campionati italiani a dicembre ne aveva sollevati 87, quindi anche questa era una misura che teoricamente era nelle gambe di Selin. Mm, anche Ce qua a sì. sì, eh, qua, quanto pare mm, ho tirato a caso. No. Sì, eh, ma, le, sei, le, più ci avviciniamo a quello che è il limite dell'atleta, più l'atleta ha bisogno di avere eh, diciamo sotto controllo più, più, più elementi, più cose. Uno sì, il carico la gestione tecnica e tutto quanto, e due la testa. Quindi, eh, nonostante tu possa vedere come il carico, guarda, guarda dove arriva, ma noi abbiamo un attimino un tempo. Di connessione un po' rallentato, però se tu vedi dove arriva il bilanciere, arriva molto alto eh, e manca un attimino quella, quel tempo per andarsi a mettere sotto lì senza paura. Ecco. Anche se lei non è una ragazza che ha, abbia piuttosto timore di andare sotto i pesi, però eh, lì questi, questi parametri che devi tenere sotto controllo magari sono bene sotto controllo tutti quanti. Poi rischi di vedere o di avere un'alzata. Che tu magari dici: uh, Le senti la pesante? No, quando non, lo, non la sento pesante quando la stacco. Quando faccio, cerco di farla, però poi non viene. Dell'esercizio di slancio. Celine, è un po' di trilling anche lì perché sali in pedana con i 105 kg di, di slancio e trovi l'errore nella girata. Cos'è successo? Eh Onestamente non lo so neanche io, infatti, a ho certo detto, non ci sto credendo, infatti è meglio che mi sono svegliata e poi insomma abbiamo fatto le altre due prove mettiamolo così. Beh sì, <ride> spesso. Sì, sì. Cioè <ride> stato devastante, dato che in palestra li faccio doppi, quindi va bene. Sì, sì, e... questa è la stessa cosa dello, dello strappo, e... vai lì a testa spenta, questi sono chili veramente che in allenamento vengono fatti doppi in mezza senza problemi. Poi lì, eh, lì quando poi ritorni in, in, in pedana, anche perché noi siamo passati mh, in base a quello che poi e sono state le indicazioni di, di Sebastiano eh, da 103: abbiamo contato le alzate fino a 103 facendo un, un doppio conteggio 103-105. Poi a un certo punto eh, ci ha detto di non contare più per 103 di andare direttamente a 105 perché comunque in ogni caso era, era, il riscaldamento era, era senza problemi. Poi eh, qui in pedana, diciamo con la centralina a, a, a tre quarti, <ride> e niente, poi rientri in, in, in riscaldamento. C'è un bel intervento di Sebastiano. A mettere le cose in, eh, sulla dritta via, <ride> <ride> -ra raccontaci perché è una cosa di... Almeno no, no, no. a, a me personalmente piace tantissimo il rapporto tra a, atleta e, e allenatore. Cosa ti ha detto in quel momento, Sebastiano? Ovviamente, se si può dire, eh. <ride> mi ha detto un po' di cose. Però una cosa che forse mi è servita veramente tanto, che gli chiesto chiesta io, sono stati gli schiaffi in faccia, mi hanno svegliato, avevo bisogno proprio di svegliarmi. Gli schiaffi oh, in faccia? Cioè, così, oh. ah, chiaro, chiaro. <ride> però dico perché non ho... mi sentivo per svegliarmi, ero proprio spenta. Sono le classiche carezze dell'allenatore di sollevamento pesi per i suoi amati atleti. Allora, risali in pedana, in seconda prova il bilanciere sale a 107 kg perché eh, ovviamente Sebastiano e Pietro sanno benissimo le tue potenzialità e vanno a, ad effettuare questo secondo tentativo a 107 kg. Girata sempre con di tensione ferma in accosciata per poi risalire, mentre la spinta è davvero potentissima. Sì, eh, la girata è un po' fuori tempo. Per lo stesso problema del 105 eh, stacco con il bacino che viaggia verso l'alto troppo e eh, quindi ti trovi in seconda quando superi il ginocchio ti trovi con gli angoli del ginocchio troppo aperti eh, con l'angolo dell'anca troppo chiuso quindi il lavoro che è diventato tutto a carico del, degli estensori dell'anca eh, per, per mettere il, il busto in posizione corretta e quindi ti trovi questo questo diciamo eccessivo Uh, sviluppo del, 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 del bacino che va in avanti quindi picchi il bilanciere in avanti eh, anche se cerchi di mandare rapidamente i comiti avanti quando, quando vai in accosciata sei fuori tempo perché il bilanciere è troppo avanti non ce l'hai ben messo nel, diciamo, sul tuo baricentro a terra quindi c'è quel fuori tempo lei di gambe è fortissima è estrema quindi riesce a risalire e, e poi la spinta vabbè questa è una spinta noi, noi la conosciamo la spinta di Selin cioè Selin le, le spinte sbaglia in teoria ne sbaglia pochissime cioè, quindi nonostante possa sembrare una, un miracolo quello che fa magari dopo, dopo una girata magari così fuori tempo come, come anche il 111 però la spinta noi la conosciamo e quindi diciamo che non, è, è una spinta che lei ha e ha forte per, per, le sue caratteristiche fisiche per, per tutto il lavoro che Sebastiano fa, fa, in, fa in palestra con lei. Questo. Qui era iniziata, era iniziata la battaglia proprio con la Grigoriana, l'atleta armena, perché dopo i tuoi 107 lei è salita in pedana e ha fatto i 111 kg proprio per andare a sopravanzarti nella classifica del totale, quindi quello che dovevi fare è rispondere a questi 107 kg e sei andata a chiedere i 111 kg anche tu che sarebbe eguagliare il record italiano e qui è stato ovviamente il, il momento più bello della gara e più entusiasmante anche perché, per chi ha guardato da casa vedere questo tuo terzo e ultimo tentativo di slancio con i 111 kg che alla girata ancora qui ci hai fatto venire un mezzo <ride> colpo poplettico e poi invece la spinta davvero pazzesca, potentissima determinata senza qualche tentenamento nel recupero dei piedi ma la spinta è stata veramente fortissima qui finalmente e soprattutto queste sono le scene che vogliamo sempre vedere alla fine di una competizione beh sì sì no. la, lì, la, questa, questa ecco queste sono le questa è l'alzata che noi eh, riconosciamo a Selina cioè in cui riconosciamo il carattere di Celine che voi poi vedete così sempre spigliato, e sempre sorridente, sempre grintoso, ecco. Queste sono le alzate che noi, che, che noi riconosciamo a lei come, come alzate che, potenziali di sviluppo del suo potenziale. Non come Kili perché di Kili potrebbe fare molto di più. Eh, però queste sono le alzate che noi, noi ci aspettiamo da lei, e quando le fa, infatti tira fuori i risultati in questo caso l'argento al campionato europeo poi l'Armena fa l'alzata successiva si mette atto, quello non, non è importante non è quello non ti lascia neanche cioè ti può lasciare anche lavare in bocca però comunque sai di aver fatto quello che, che potevi fare quindi alla fine non, non va bene così perché loro è sempre loro, però, però, io, però, però, però. Beh, diciamo, dopo questi 111 avevamo cominciato già ad assaporare un titolo, un titolo europeo. Poi, ovviamente, come hai detto tu, la Grigorian ha fatto una, uno slancio a 115 kg davvero mm. spettacolare con la spinta perché... in accosciata profondissima. Quindi, quindi presente davvero... che noi dovevamo anche tenere sotto controllo la turca. e e la norvegese eh, e quindi perché eh, mh, bisogna tenere sotto controllo bisogna tenere sotto controllo la spagnola che veniva da 84 e ci stava dietro per cercare di, di metterci avanti vabbè come ben sai come tutti quanti voi sapete la, il gioco delle, delle strategie dietro è, è complesso brava Selina per questa alzata <ride> <ride> brava, eh, soprattutto ripeto perché sei ancora giovane sei juniores quindi eh, probabilmente la Grigorian te la ritroverai molto spesso anche nel, nel prossimo futuro a dare battaglia sì. a no, tutte le gare me trovo vabbè, meglio comunque eh, complimenti davvero eh, ripeto, non solo per il risultato ma come capita, mi capita spesso di dire, sono queste le, le, le gare belle, sono queste che Regalano emozioni e che soprattutto sono una bella immagine della pesistica olimpica. A me, sinceramente, di vedere un unico atleta che fa i super record del mondo non, non, non mi interessa. Sono molto più belle queste, queste gare dove alzata per alzata si dà battaglia. Per cui davvero grazie, Céline, per l'emozione che ci ha regalato ieri. Grazie a voi. Pietro, appuntamento, oggi doppio appuntamento per la squadra italiana con due gare completamente diverse dal punto di vista tattico, perché da una parte abbiamo Lucrezia Magistris che si gioca la qualificazione olimpica e dall'altra invece un Sergio Massidda che da questo punto di vista è abbastanza tranquillo e gareggia nella categoria superiore, quindi è solamente un test diciamo, per vedere le sue, le sue attuali condizioni. Sì, eh, due gare diverse, come detto, eh, Lucrezia eh, va per eh, cercare di, di migliorare centrare quella che è la ranking olimpica. Eh, L'ha lavorato bene, sta bene eh, adesso bisogna vedere eh, soltanto in gara come, come, come si riesce a gestire quelle che sono le tensioni di, di per, per raggiungere questo obiettivo, chili che lei ha, quindi non, 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 non andiamo in gara con, con preoccupazione. Andiamo in gara con una, una consapevolezza di aver fatto quello che serve per, per centrare quello che è la ranking. Sergio. Sergio è un test. Sergio. Vabbè, Sergio lo conosciamo, lo conoscete. E va lì in gara un leone, quello che deve fare lo fa, e quindi farà un test, poi in relazione a quello che, che sceglierà Sebastiano con lui ci sarà lo sviluppo della competizione. Ecco. Quindi appuntamento alle 16 nella 59 kg Lucrezia Magistris, mentre alle 19 nella 67 kg ci sarà Sergio Massida. Intanto io vi ringrazio tantissimo per la disponibilità, so che siete Pronti per andare a, in sala di, di allenamento a, a lavorare? Grazie mille ancora e grazie ancora a Celine, e complimenti davvero per questo, questa medaglia d'argento, questo titolo di vice campionessa europea. Grazie mille. Grazie, grazie Claudio, mille. ciao a tutti, buona giornata. Ciao.